Buongiorno, allora lunedì 11 marzo, sono le 8:28 e niente, parto un po' di casa. Lunedì partenza soft, dai, questa settimana cominciamo con calma, orario quasi da operaio. Allora, eccoci qua a bordo, adesso carichiamo le scorte nel frigorifero. Visto che è lunedì mattina, arancia, ecco qua, la dispensa è piena. Allora, sul weekend abbiamo fatto 60 ore di pausa quasi, 59-57. Allora, sono le 9:49, abbiamo fatto una consegna qui a Civitanova, ora andiamo a fare la seconda. Sto dentro la zona industriale A, ce l'ho vicino le due consegne. La prima ho dovuto aspettare un po', c'era un po' di casino. E vabbè, dai. L'importante è che carico, ora devo fare sta consegna e poi devo andare a fare un ritiro. Devo fare un ritiro praticamente di una delle consegne che dovrò consegnare pomeriggio su in Emilia Romagna, quindi l'importante è che carico prima di pranzo, così appena pranzo vado a fare la seconda e poi vado su a scaricare giusto giusto prima della chiusura. Allora gente, è ora di pranzo, mezzogiorno e 45, sto qui a dare servizio del Monte Gosaro dopo aver fatto il ritiro, come avevo detto, e adesso ci mangiamo dei rigatoni al ragù col sugo avanzato del pranzo della domenica, e poi dopo un bel caffè e andiamo a carica e poi si va un po' verso nord. Avanti, pausa fatta, pranzato, bevuto il caffè, come sempre. Madonna, oggi sto a 2:20 di guida, è da stamattina alle 8 che sto in giro e sto praticamente dietro casa. Sarei potuto pure andare a casa a pranzo, però sarebbe stata tutta una corsa, perché porta il camion in magazzino, poi prendi la macchina, corri a casa e la farò entrare, poi vai a pranzo, poi ripia la macchina, ritorna in magazzino, ripia il camion, corri alle 2:30, devi stare riganati per fare l'altra presa e poi parti subito e andà su a Cattolica a fare lo scarico, uno dei due scarichi. Ma chi cazzo me lo fa fare dei tribolà? Ce l'avevo dietro il pranzo, mi sono fermato, ho fatto pranzo con calma. Vai, andiamo a fare sto ritiro e poi dopo ce ne andiamo a fare una delle due consegne. Ci
aggiorniamo più tardi, ragazzi. Mo facciamo un po' di strada qui. Sono le 8:07 e ci possiamo muovere. Allora, oggi il programma prevede di andare a fare l'altro scarico che ci è rimasto qua a Curtarolo, quindi poco sopra Padova. Poi il ritorno, ci abbiamo due ritiri. Dobbiamo andare prima a Mantova a caricare mezzo rimorchio e poi devo andare a completare in una logistica sotto Verona, quindi devo ritornare un po' indietro. Però prima devo andare assolutamente a Mantova, perché lì il carico ce l'ho pronto, mentre a Verona dovrebbe essere intorno alle 4 del pomeriggio il carico, quindi è inutile andare a Verona e poi dopo scende sotto, anche perché rischierei di non fare in tempo a caricare l'altro. Va bene, dai, qua ci sta tutti i corrieri che si fermano per fare la pausa di giorno, perché qua è tutti i corrieri, tutti i trasportatori su sta zona. Invece noi altri abbiamo fatto la pausa di notte e partiamo. Oh, qua sarà il bordello stamattina sulla tangenziale di Padova. Allora, sono le 9. Anzi, 8:59, scaricato, veloce, e mo si torna verso Padova, Padova Ovest a 4, direzione Verona, e si scende a Mantova a fa sto mezzo rimorchio. Allora, 10:44, stiamo a Mantova, già fatto la besata, il buono del carico, mo stiamo in fila, ce ne sta un bel po' davanti. Almeno 4. Devo caricare 12 pedane. Speriamo di caricare prima del pranzo, ma non lo so. Vediamo, dai. Ci aggiorniamo a dopo. Allora, la situazione è questa: sono arrivato, sono in pausa pranzo, quindi non so ancora che rivalta me devo mettere, e quindi mi sono messo a fare pranzo pure io, poi dopo vado là e vediamo dei capito dove che ci mettiamo. Allora, sto in rivalta, ho caricato, però prima di sganciarmi dalla rivalta devo aspettare un attimo, perché forse devono aggiungere ancora della roba e intanto faccio carica all'aria, vediamo se me devo muovere o meno. E sono le 15:16. Giusto giusto, stavo per arrivare qui a Rimini, c'è stato un incidente sulla statale grosso, 3 macchine coinvolte. Fortunatamente sono stato fermo solo mezz'ora. Mo' ecco, hanno liberato la strada e siamo ripartiti.
giorno, mercoledì mattina, vedo dato le maglie, ho scambiato i rimorchi col collega Nicolas. Sta finendo di agganciare. Io ho agganciato, mo' per posto. Io lascio i documenti, prendo i suoi e stiamo a posto. Prosegue, sono le 11 e sono ripartito da qualche minuto dalla zona industriale di Monselice. È stata lunga perché purtroppo sono arrivato, ci ho trovato dentro un camion che doveva caricare e era appena entrato, quindi il tempo che ha caricato poi sono entrato io. Va bene, dai, mo andiamo a Brendola, ho visto l'azienda dove devo andare a caricare e forse ci sono stato una volta ma non mi ricordo di preciso. Forse all'inizio, proprio quando lavoravo su sta azienda. Va bene, facciamo strada, mo abbiamo la 31 qua e andiamo su. Qua ripartite da Brendola 14:18, non ce l'ho fatta a caricare prima del pranzo. Sono arrivato che era mezzogiorno e 10, mi hanno detto direttamente 13:30. Quindi a quel punto che fai? Pranzi e aspetti. Poi alle 13:30 mi sono messo lì come una civetta a
fa la punta al magazziniere per caricare e mi ha fatto caricare. E mo qua sto al casello di Montecchio, che c'è sta rotonda che è bordello, mo la faccio vedere. Camion fermo che non si sa che ha fatto, gli si è puntata la pista del telepass. Strettina sta pista, eh? Via, via, via. Andiamo verso sud. Vogliamo in ditta per sentire aggiornamenti sul programma. Se dovrebbe rientrare stasera. Allora, buongiorno. Oggi è giovedì. Ora è le 9. E niente, ragazzi, ieri sera sono rientrato a casa. Era le... qui c'è troppo sole. Che era le 8 e mezza più o meno. E stamattina con calma. Adesso ho fatto colazione. Ora vado su un attimo in ditta che devo fare un po' di cosette al camion. Ritorno a pranzo e poi pomeriggio vado a carica per ripartire stasera. Oggi giornata con molta calma. Un piccolo stop. Questo buono è per prendere una cosa per il camion. Allora, l'acquisto era un profumatore d'ambiente. Perché ce l'ho, mi si è scaricato. E allora, siccome non mi piace sentire l'odore, magari, che ne so, della belle, della tappezzeria, queste cose. Cioè, mi gusta che quando apro, che entro in cabina, c'è quel buon profumo. E allora, dico, mo lo vado a pia. Vabbè, dai, andiamo a sistemare un po' di cosette al camion. Già ho agganciato, ora devo attaccare i tubi e i cavi e andiamo a caricare. Allora, la si è chiusa.
posto. Allora, caricato, mo se va a fare gasolio, poi se ripassa a casa, una bella doccia, ci cambiamo, se via le provviste e se parte con calma. Tanto domani mattina prima delle 10 non si scarica. Allora, siamo arrivati a venerdì. Ieri è stata una giornata un po' così, tranquilla. Diciamo, ho approfittato del fatto che potevo caricare il pomeriggio e partì con calma. Allora, dove sto? A Mantova Sud. Mantova Sud, sto nel parcheggio dell'outlet, perché sono arrivato qui ieri sera tardi, sono state le 11:30. Il famoso McDonald's della discordia che fece tanto parlare in un video il grande Luca a fine carriera. E niente, quindi ieri mi so, diciamo, ho approfittato del fatto di poter usufruire un po' del tempo a casa. Quindi, sapendo gli orari che ho oggi di scarico qua su a Ghedi, ho scelto di partire tardi in modo da poter stare a casa. E oggi vado là per le 10:30-11 come sempre, l'orario quello è giusto per scaricare. E poi dopo faccio il giro che devo fare. Va bene, dai. Andiamo a fare colazione al McDonald's. E sta aperto già, dalle 7. Ma qua siamo rimasti in 3. Ieri sera quando sono arrivato era pieno foderato del camion. Ce ne sono stati almeno una 15-20. E poi ci sta anche dietro a sto muraglione qua con sta casa abbandonata, altro parcheggio, stava pieno pure. Non cominciamo per niente bene oggi sta giornata, ragazzi. Sta chiuso. C'è un cartello che ho scritto che ci hanno problemi, non si sa, problemi a livello nazionale, ci scusiamo per il disservizio, il locale non aprirà. Però loro stanno dentro, non lo so, boh. Sarà qualche problema tecnico. Vabbè, per fortuna che c'è sta sempre qualcosa in cabina. Il salvacolazione, dai. E pazienza. Il salvacolazione: biscotti, latte e uno yogurt.
Allora, sono le 11:23 e abbiamo scaricato. Oggi è stata veloce. Va bene, dai, oggi è venerdì. È andata meglio. Anche perché adesso dobbiamo fare un bel trasferimento lungo per arrivare al carico, quindi meglio che non ci ha fatto perdere tanto tempo. Diciamo una stradina di campagna sterrata. Con calma. Mi stanno facendo i lavori per fare una nuova strada. Che non si sa quando la apriranno. E sicuramente sarà una grossa comodità dopo. Allora, sto qui lungo la Postioma e mi sono fermato su questa rete di servizio che sta nel comune di Fontanili, Vena, cosa del genere. Vabbè, comunque sto vicino a Cittadella. Mo faccio pranzo, poi vado a prendere un caffè e vado a caricare che sta qua vicino. Sono quasi arrivato, manca... Ho guardato su Google Maps e manca meno di 10 km, quindi... Pausa pranzo e poi andiamo a caricare. Allora, siamo ripartiti, ho fatto la pausa, c'è la colonna, ho fatto anch'io un po' di colonna prima di arrivare lì a quell'area di servizio, perché c'è stato un cavalcavia dove stavano facendo dei lavori, quindi c'era il passaggio a senso alternato, questo che fa inversione. Era tanto che non passavo qua lungo la Postioma, che ultimamente l'ho fatta poco sta zona, e poi quando mi capita di stare in queste zone qua c'è spesso, uso la Pedemontana perché è nettamente più veloce. Però vabbè, bello bello, mi mancava fare un giretto qua. Qua svincolavamo per Padova e andiamo giù come passo, diciamo, Cittadella. Lì c'è sta una piccola zona industriale, devo andare lì. Allora, 3:40, 15:40, dai, caricato, un'ora più o meno abbiamo messo per caricare e niente, adesso pigliamo la strada di casa e ce ne andiamo giù. Calma.
Allora, sono le 18. Facciamo l'ultima pausa della giornata e della settimana. C'ho il sole in gondola che mi sta acceca. Mo mi sono fermato qui a Porta Garibaldi all'Eni Caffè. Mi piace. Vado a pia un caffè, che ce lo vuole, che non sta a pia l'abbiocco. E poi giro toilet e cazzeggiamo. Aspettiamo che finisce la pausa. Allora ragazzi, pausetta fatta. Ci è scappata pure una live di qualche minuto, giusto per ammazzare il tempo. E via, dai. Riprendiamo la Romeo SS309. Questa settimana mi sono palleggiato forte nel basso Veneto. Allora, sono le 21.46, sono arrivato qui in magazzino, già mi sono preparato lo zaino, ho tirato via quell'altro zaino con altre cose, scrivo un attimo qua l'agenda e poi andiamo a casa. Oggi giornata lunga, 9 ore e 30 di guida, 9 ore e 37. Va bene, dai, finisco qua e poi dopo... Vi saluto. Ciao Bago, ci vediamo lunedì. E niente, siamo arrivati a fine settimana. È stata una settimana discreta, non troppo impegnativa. Ieri alla fine c'è stato un po' di tempo libero, sono riuscito a organizzarmi il giro per sfruttare un po' di tempo libero. Va bene, dai, un po' di stanchezza c'è sta il venerdì, è normale, perché tanto dopo tutta la settimana che bene o male giri, stai fuori. Comunque, in conclusione devo dire, dai, è stata una buona settimana. Avrò l'occhietto un po' stanco adesso a quest'ora, è normale, però ci sta. Mo vado a casa, cena, doccia e poi diretti a dormire, e domani sabato ce la spassiamo un pochetto. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo giro. Questo è un video concentrato di tutta la settimana.